Lo scorso 4 febbraio il presidente in carica del Senegal, Macky Sall, ha rinviato le elezioni presidenziali dal 25 febbraio al mese di dicembre, citando questioni elettorali che a suo giudizio avrebbero potuto provocare conflitti. In realtà la decisione del macroniano presidente è stata percepita in ampi settori del paese come un vero e proprio colpo di Stato, soprattutto dopo che le forze di opposizione, che hanno la maggioranza di un seggio, erano state trascinate fuori dal Parlamento dalla polizia del regime prima che la proposta del presidente fosse sottoposta a votazione. Questi eventi hanno immediatamente provocato forti proteste popolari nella capitale, Dakar, che la polizia sta reprimendo con violenza nel più puro stile globalista. Bisogna infine ricordare che dopo i movimenti di liberazione nel Mali, Burkina Faso e Niger, il Senegal resta adesso l'enclave più importante degli interessi occidentali nella regione.